il tuo canale preferito? C'è nel cuore. Sì, tu che sei giornalista sportiva, sei super tifosa del calcio. Sì. Come mai? Da dove nasce questa passione? Perché non è così comune che le donne lo siano, no? No, è vero, non è comune, però ormai sempre più donne si appassionano al calcio. È un amore nato quando ormai avevo 18 anni, non diciamo quanto tempo è passato, perché ne è passato pochissimo. E... A vederti, sicuramente. È nato tutto un po' come uno scherzo, non ero una vera tifosa, lo sono diventata. A casa mia io sono la tifosa, mio marito non sa neanche in quanti giocano a calcio. Quindi io odio molto tuo marito, mi riconosco in lui. Okay. Io, mio padre era il presidente di una squadra di calcio e io ho le mie foto con le Barbie che giocavo nel campo di calcio mentre i ragazzi si allenavano. Bene. E andare allo stadio non era una cosa da maschi. No. Per niente, era un modo, era come andare al circo la domenica, uguale, con lo stesso spirito. Sì. Ed è una cosa che io capisco perfettamente. Il solito stereotipo del fatto che le donne non sappiano proprio niente di calcio, no. Ok? Okay. Sfatiamolo. Non so perché è stata affidata a me questa, questo compito un po' gravoso, ma abbiamo tre regole di calcio, io ovviamente... E guardi me? No, io le sottoporrò a voi perché mi chiamo immediatamente fuori, ma Federica, insomma, farà da supervisor della faccenda. Tre regole base del calcio che davvero non si possono non sapere. Partiamo dalla prima. Quanti rigori si giocano alla fine di una partita? Tutti quelli che vuoi. Non c'è un numero. C'è anche 100? Finché uno non vince. Eh sì. Io faccio così con la mano, però Federica rispondi dai, te. Dai. 5. Brava Ambra, un punto in più. Vai. Io non me lo ricordavo assolutamente. Passiamo il dito se non sapete niente di calcio. Così. No. Allora, esiste un altro quesito base. Quanti passi può fare il portiere con la palla in mano? Ma tipo che dopo tre passi muore, cioè come nei cartoni animati. Tipo quindi... Black Mamba. In che senso? Cioè, non è che tipo il basket che hai la palla in mano e non ti puoi muovere oltre quei secondo passi. Secondo me tre, quattro. Non è neanche cinque, palla in mano. Cinque. Non lo so. Però dipende, delle volte corrono sul posto. No, scusa, finché non esce dall'area di rigore. Io sapete che cos'è? Direi che non è più una questione di passi, è più una questione di tempo. Sui 6 secondi il portiere deve ridare la palla al gioco. Questo non lo e so anche prima. Questa la non mettiamo in un cassetto dimenticabile della nostra memoria. E passiamo all'ultima. Quante sostituzioni al massimo si possono fare in una partita? Questo è un numero perfetto. Ah, eh? Io la so. È un numero perfetto. Io chiedo il cambio adesso. Il numero perfetto. Tre. Beh, dai, il numero perfetto. Okay. Direi che. È ma non ha senso allora giocarsele tutte? Perché io lo farei. Ma anche strategia. Per devi sempre ricordarti che un allenatore può avere un infortunio di un giocatore e quindi si tiene sempre un cambio prima della fine della partita. Giusto. E quindi se c'è un infortunio grave, lui all'80esimo, che ha ancora 10 minuti di partita da giocare, deve avere di solito un altro cambio. Sappiamo in realtà che tu hai anche una passione e credo anche un know-how, perché hai un blog per il running, per la corsa. Devo dire che dopo tanto tempo a parlare di sport mi sono messa a farlo e ho iniziato ormai 3-4 anni fa a correre, ho sempre corso tanto, poi mi piace sperimentare. Ma tu non corri, cioè fai le maratone, non corri come noi su un tapiro, cioè. No, ascolta, devo dirti che correre è uguale per tutti, deve essere una liberazione, una cosa che piace, bisogna saperla fare, bisogna saperla imparare per non farsi del male. Mi piace correre all'aria aperta e non mi piace correre su tapis roulant. Maratone e distanze importanti non ho mai fatte perché secondo me il troppo storpia. Quindi bisogna sempre rimanere in equilibrio. L'allenarmi mi alleno quando posso, sempre tutti i giorni della settimana. E il blog è nato prima o dopo questa passione? Il blog è nato in concomitanza, perché a un certo punto io ho incominciato a fare questo tipo di vita molto sportiva, magari anche un po' salutare, ho detto ma perché non condividerla? E allora ho incominciato a dire, a scrivere. Per esempio adesso sono nel momento yoga. Senti Federica, la cosa che sorprende me parecchio e forse sarà naturale per molti altri è che durante queste tue performance in video di sport che io giudico anche estremo, no. Tu ti diverti sempre tantissimo, sei felicissima di farlo. Sì. Ma perché? Io un po' perché lo cioè, so, esclusa la faccenda amorosa. No, vabbè, te l'ho detto, quando fai una cosa che ti piace la fai sempre con allegria e quando riesci a scavallare il punto in cui fare sport è un dovere ma diventa un piacere, diventa un'esigenza quotidiana,
a quel punto quando fai sport sorridi. E come si scavalla questa cosa? Guarda come faccio io con le gambe, chiedendovi di prestarmi un secondo di attenzione, perché noi abbiamo la prova che Federica appunto si diverte davvero parecchio. Okay. Vediamo un breve video. Ok, stop, ferma qui, tieni il ginocchio in alto. Ma l'ho fatto apposta! Lo so fare anch'io questo! È una papera! Beh, comunque è stata una papera virale, divertente. Stavamo registrando dei piccoli pezzi per poi caricare e mettere sul blog. E succede anche questo nella realtà di tutti i giorni. Lanciata dall'elastico, stupendo! La cosa mi conforta! Me l'ero dimenticata, perché questo è di un po' di anni fa, bellissima. Vabbè, Federica, ci hai quasi convinti tra il personal trainer, la sculacciata, insomma, forse questa vita sana fatta di movimento e di grandi entusiasmi potrebbe funzionare per noi, però procediamo per gradi, perché per noi sarebbe già fantastico, per esempio, non morire nel weekend dopo tutta la settimana di stanchezza o magari così quell'hangover del venerdì sera che tu ti svegli la mattina e dici: ecco perché dovrei fare moto e curarmi, perché non c'ho il fisico, non c'ho lo spirito. Non è vero. Però sì, bisogna prenderla alla larga. Dacci tre consigli di vita, proprio le basi. Guarda, allora, larghissima. Ma io non lo do solo a voi, lo do anche a loro, sì, perché tante volte siamo troppo sedentari. Allora, bisognerebbe tutti i giorni muoverci per almeno un'ora, ma non pensate di dover andare in palestra a correre, dovete pensare di andare a lavoro a piedi, lasciare la macchina e non so, utilizzare la bicicletta, cercare di fare del movimento sano, genuino tutti i giorni per almeno un'ora, se poi camminate due ore molto meglio. Sto già pensando se posso correre sul posto in metropolitana per non fare tardi. Andiamo avanti. Andiamo. Secondo consiglio. Allora, siamo fatti di acqua, quindi l'acqua è un importante alleato della donna ma anche dell'uomo in generale, quindi ricordarsi di bere 2 litri almeno di acqua al giorno, 2 litri di liquidi, tisane se tisane preferite, perché molti dicono: a me l'acqua non piace berla, fatevi delle tisane o degli infusi. Comunque ricordarsi di bere. Terzo consiglio. Per il terzo consiglio, una cosa che riguarda l'alimentazione. L'alimentazione sana è una cosa che dobbiamo, comunque deve essere a cuore a tutti quanti. E io consiglio sempre di mangiare durante la giornata 5 porzioni di frutta e verdura diversi. E la quantità è importante, cercare di fare una scelta. Io non mi privo di niente, io sono di quelle che dice mangiare poco di tutto, cercare di eliminare le cose che fanno più male, che ovviamente ormai lo sappiamo tutto, sono i latticini, le carni rosse, cercare di evitarle, ma poi sono dell'idea che se si è in Toscana davanti a una chianina, quel giorno lì ce la mangiamo tutti quanti con grande gusto e piacere. Anche 2 fette di salame, adesso tu lo sgarri mai? No, sì, sgarro tantissimo. Bella fetta di sacher. Sì, per l'amor del cielo, perché il cioccolato fondente, adesso ti voglio svelare, è un alleato, sempre nella vostra borsa, mandorle e cioccolato fondente, però deve essere almeno all'80%. Una così energica, ci riesce poi a fare yoga, cioè ti rilassi? Anzi, ne ho avuto bisogno, perché? Perché la vita ti mette sempre sotto stress, hai tanti stimoli, sei sempre abbiamo tanti input che tutto il giorno vengono a sollecitare, insomma, il nostro io e la nostra persona. Quindi tante volte bisogna imparare a staccarsi, a non pensare a niente e quindi a meditare, che è la cosa più difficile che esista, e non sono ancora stata capace di farlo e non sono ancora indipendente in questa cosa, non riesco a farla da sola, però lo yoga già ti aiuta a staccarti dalla realtà. Come si inizia a fare yoga? Lo sa lei. Allora, lo yoga tanto è un binomio tra movimento e respirazione. Okay. Sono 2 cose che devono andare di pari passo. Sì. Cioè le asana, che sono tutte queste posizioni che bisogna fare con una respirazione profonda che deve arrivare dal ventre, insomma, dalla pancia. Sì, ti fa sudare più la respirazione degli esercizi quando fai yoga. Perché ossigeni talmente tanto che gira tutto. Però se c'è una volontaria magari possiamo provare a far qualcosa. C'è Daniela per una questione. Volevi provarlo? Beh, adesso volevo, mi sembra una parola veramente grande. Dai. Tu qui e io qui. Che devo dobbiamo fare? Dobbiamo toglierci le scarpe. Guarda, posso bere 2 litri d'acqua in 5 minuti se vuoi. Le scarpe però dobbiamo toglierle. Ok. Dobbiamo iniziare mettendo le mani qui all'altezza del cuore. Sì. Poi ad ogni movimento dovresti associare un respiro profondo. In dal naso, es dal naso, okay. Tutto dal naso deve uscire. Chiudi la bocca, non utilizzare. Beh, più. Chiudi la bocca, guarda, è già difficilissimo per me, capisci? A questo punto alzi le mani, fai in e vai più indietro possibile, es. Barbara, prendimi, ti prego. Sì, vai Serena, ci sono io. Scendi giù,
quando sei arrivata giù, devi toccare. Dove arrivi non ha importanza perché poi trovi la posizione. No, ci arrivo giù. Non so se mi rialzo, però ci arrivo. Devi alzare una gamba dietro. Ma un po' avanti. Vai Serena. Devi arrivare a questa posizione, a tavoletta. Perfetto. Quando sei in questa posizione, tu devi tenere gli addominali stretti, contratti. Ma quali? Devi toccare gli 8 punti e quindi devi mettere giù le ginocchia, appoggiare il petto e il mento. Da questa posizione fai quella del coda. E vai su, guardi in alto e adesso di pronta, punta all'entità dei piedi, dobbiamo fare il down dog. Andare giù. Uno, due, tre, giù! Brava! Anche brave! La prossima volta respiriamo, durante tutta la pratica. Questa roba di essersi rialzate, di essere ancora io e non ancora Federica Fontana un po' mi perprime, però va benissimo. Se lo fai 10 volte forse ti trasformi. Quindi, senti, grazie mille. Ragazzi, ma puoi anche rimanere lì e correre un po' sul posto se vuoi, eh? Grazie per aver portato tutta questa saggezza e esserci sempre vivere meglio. Quindi grazie. Grazie Federica Fontana. Grazie, ciao. Ragazzi, ciao. Io vado a essere qua, vado da parte. Ciao. Ciao.